Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio, buonasera, come stai? Bene, bene. Allora, no, ho sentito che questa mattina hai ricordato, partiamo da questo, hai ricordato un aneddoto, eri credo ospite di Monica Setta, no? Hai ricordato un aneddoto che riguarda Berlusconi, facciamolo riascoltare perché è strepitoso. È un aneddoto di qualche tempo fa e ricorda, insomma, una foto, alcune foto famose che ritraggono Berlusconi insieme alle ragazze pubblicate da oggi e alcune telefonate intercorse tra lo stesso Berlusconi e Sgarbi. Sentiamo. È un aneddoto Si singolare. riferisce ad una copertina del Copertina settimanale Oggi. oggi 200, ma era abbastanza divertente. Allora mi chiama quella mattina Berlusconi, questa è la novità, e mi dice: Vittorio, dice, mi devi difendere perché hanno violato la mia privacy. Io ovviamente per simpatia dico: sì, capisco, ma potevi magari stare dietro una porta, dietro un angolo, come Marrazzo poteva andare, non so, in Ticino oppure andare a Tirano, andare, cioè non è obbligatorio andare per strada con la macchina di servizio. Allora a quel Non punto, confondiamo la sì, seta con gli no, stracci, ma no, ma non è tanto, io non faccio la polemica politica, dico che il contegno di un uomo che ha un ruolo deve essere tale per cui Non non c'è puoi essere dubbio. Bersaglini. Peccato, diceva: scusa, ma ero a casa mia, mi Non dice c'è lui. dubbio. Aspetta però che finisce così, Un devi vedere come attimo. finisce. Lui a quel punto mi chiede, io sono pronto a fare le polemiche anche di principio. Dopo 6 ore mi ha chiamato, era molto prima delle vicende attuali, mi ha detto: lascia perdere, mi ha telefonato e dice: bravissimo, te ne sei fatte 5, formidabile. In quel momento si compiaceva di quello che sarebbe stato poi l'inizio della vicenda delle 5.000 fotografie, perché in quel momento tu, io, lui, quelli che gli parlavano, Queste dicevano: sono. divertiti, bravo, bravo. Allora, il Certo. problema qual è? Non mettersi nelle condizioni di essere. O se lo fai, se tu vai al bolognese e baci Ferrero, dice: ma guarda che strano, c'è il fotografo. Non andare al bolognese, non baciare E Ferrero e questo è un prenditelo a punto di casa tua vista. in Piemonte. Vai a San Sebastiano Curone, dove non ti becca nessuno. Beh, non credo, Vittorio, che la reazione di Berlusconi oggi sarebbe la stessa, eh. No, ma è molto cambiato da allora, perché io ho dato un'indicazione precisa in molte delle trasmissioni noiose ormai in cui si parla di questa valettopoli. Il problema di fondo è l'atteggiamento inaccettabile di questo Woodcock, che mette in galera 100 giorni Corona, poi Potenza, quindi lì dove lui fu Sì. arrestato, lo assolve. E questo vale anche per Vittorio Emanuele, con la cretinata che era il capo di una banda della prostituzione, quando chiedeva. Lui aveva due referenti, uno si chiama Miliardi per i soldi e uno si chiama Bonazza per le donne. A Bonazza chiede: dove trovo la donna? Cos'è? E dice: va lì, poi, ma cosa faccio? Come faccio a pagare? Guardi, non voglio spendere più di 200 euro. Mirabile esempio di economia domestica. L'hanno caricato su una macchina, portato a Potenza. Tutto questo perché, annoiandosi, Woodcock ha inventato questo grande teatro. Ora, il problema è che di fronte a queste vicende che nascono con l'arresto di Corona, si perde il garante della privacy, che era lui, cioè quello che, raccogliendo le foto, valutava, dice: ma chiediamo a questo, a quello, a Diego Della Valle, che tutte le compravo, anche a Berlusconi, per le foto della figlia, le volete voi o le mettiamo sul giornale? Evidentemente, Se siccome secondo entrambe te le non cose c'è sono reato, in cui mi lecite, pare di capire che i reati non esistono in queste non cose. esistono, Io perché sono noi sul anch'io sono giornale di questa era sempre. corrente. Quello che è cambiato non è il tipo di. C'era ai tempi dei paparazzi di Walter Chiari, è che oggi qualcuno può dire: ma forse interessano più a te, forse ti faccio quasi un favore perché c'è un fotografo che le ha portate. E quindi queste vicende non riguarderebbero mai Ciampi, Prodi, no, Prodi è coetaneo di Berlusconi, ma te l'immagini con cinque ragazze sulle ginocchia, No, Prodi, mai. o Ciampi, o Letta, Letta è più giovane di Berlusconi, perché alcuni hanno del loro ruolo una dimensione meno ludica di Berlusconi. Berlusconi poi è talmente formidabile che è indifendibile ed è per questo che è inutile attaccarlo. Marrazzo invece aveva senso di colpa, perché Ecco, però Berlusconi voglio fare una non ha giornata. senso di colpa e quindi benissimo.